Continua l'impegno dell'Associazione Vallocuore nell'organizzare i corsi BLSD un po' in tutto il Cilento, in tutta la provincia. Ci troviamo a Moio della Civitella, ulteriore corso BLSD organizzato secondo le normative Covid e soprattutto cercando di inculcare a tutte le persone che parteciperanno sia a questa giornata che alle altre le nuove modalità appunto di soccorso, soprattutto dopo l'avvenuta di questa pandemia che ha interessato un po' tutto il nostro pianeta. Incrociamo le mani al centro del torace, braccia tese, molto importante come vi ho detto la posizione. Sono un collaboratore dell'Associazione Vallocuore, il direttore del corso di oggi che si svolge qui a Moio della Civitella, grazie al Comune che ci ha dato questa sala per svolgere in sicurezza i corsi di formazione BLSD. Oggi è la seconda giornata che veniamo qui a Moio, abbiamo riscoperto questa sala grazie a una componente del comune di Moio che ci ha dato la possibilità di venire qui. Abbiamo una sala ampia e degli spazi fuori per fare il corso BLSD tutti in sicurezza, seguendo le linee guida IRCO Comunità, sia sul discorso della sicurezza in ambito del corso e, visto che sono cambiate anche le linee guida a causa del Covid, seguiamo linee guida IRC Comunità Covid-19, facendo in modo tale di rispettare i distanziamenti, le sanificazioni, tutto ciò che serve per i discenti di fare un corso in sicurezza. Anche noi istruttori. Quanto è importante formarsi e rinnovare la formazione, soprattutto dopo ovviamente questa situazione che sta interessando tutta l'umanità? Quindi quanto è importante rifare o fare questo tipo di corso? Allora, io sono un operatore del 118, lavoro in centrale operativa 118 a Vallo della Lucania e ahimè devo riscontrare che c'è poca sensibilità sull'inizio del soccorso. Per noi questo qua è un corso tanto pratico, tanto emotivamente bisogna far sì che chi chiama il 118 sia preparato all'emergenza, a quali siano le domande da rispondere e quello che noi nel 118 serve, perché comunque è vero che stiamo in un periodo di pandemia, ma l'arresto cardiaco comunque fa danni e lo fa in pochi minuti. 7-8 minuti ci sono danni irreversibili. E abbiamo iniziato dopo un anno che siamo stati fermi perché ancora non si sapeva come intervenire. Penso che in base ai corsi che stiamo facendo, la partecipazione da parte di tutti è ampia. Stiamo iniziando con soccorritori OSS, con sia soccorritori con la figura dell'OSS, stiamo facendo prettamente sanitari che stanno nell'ambito della sanità.